parte terza, l'ecocardiografia come esempio. Il secondo gradino prende spunto dall'ecocardiografia, un'importante metodica diagnostica che rappresenta un buon esempio. Queste sono immagini ecocardiografiche che compaiono sullo schermo dello strumento nel corso di un esame. Si succedono svariate tipologie di immagini e di segnali. Chi ha la necessaria competenza riconosce in quelle immagini strutture anatomiche, nei segnali i flussi ematici, distingue una condizione fisiologica da una patologica. Un profano vedrà solo l'operatore armeggiare con il trasduttore sul torace del paziente, mentre delle immagini scorrono sullo schermo. Ci sono tre tipologie di esame ecocardiografico transtoracico. Il primo è quello definito comprehensive, in terminologia anglosassone, che non ha un corrispettivo in lingua italiana. È l'esame che si esegue in elezione, che si propone di definire la diagnosi nel modo più completo, che richiede il massimo livello di competenza professionale, definito livello EPA 5. Poi c'è l'esame FOCUS, che si esegue in condizioni di emergenza-urgenza, oppure per un approccio diagnostico di primo livello, molto più rapido, e che richiede un livello di competenza definito EPA 1. E infine c'è il POCUS, o Point of Care Ultrasound. Come il FOCUS, che ne è un sottinsieme, il POCUS è un esame di emergenza-urgenza, oppure di primo livello diagnostico, che esamina vari organi e apparati, a differenza del FOCUS che si concentra sul cuore. Le tre tipologie d'esame, pur se differenti per finalità, modalità e tempi di esecuzione, rispettano tutti uno schema logico in quattro fasi. Mi riferisco all'esame comprehensive, ma la strutturazione logica vale anche per gli altri. Nella prima fase si acquisiscono elementi. In questa fase si acquisisce sempre un set minimo e predefinito di elementi, a cui se ne aggiungono degli altri clinicamente mirati. Nella seconda fase si analizzano gli elementi raccolti, si eseguono misurazioni anche complesse, utilizzando gli strumenti dell'ecografo o meglio apposite piattaforme digitali. Nella terza fase si esamina il tutto per distinguere dei pattern noti. In questo esempio molto sintetico, questa combinazione ridotta di elementi corrisponde a un quadro di stenosi valvolare aortica. Quindi si interpreta clinicamente quanto riscontrato e si redige il referto utilizzando le piattaforme digitali che ho illustrato. E infine la quarta fase, quella in cui si archivia l'intero pacchetto, immagini, testi e molti altri dati, tutto strutturato secondo determinate regole. La piattaforma digitale che supporta queste funzioni si definisce PACS. Il PACS supporta anche la seconda finalità della quarta fase, la gestione della consultazione dell'indagine, fornendo al paziente copia della documentazione, generalmente su supporto fisico, e soprattutto gestendo la consultazione permanente da remoto dell'intero archivio, da piattaforme digitali dotate di appositi visualizzatori, da parte di chi ne ha facoltà. Riassumendo, il processo si compone di una fase di acquisizione, una di analisi, la terza in cui, riconoscendo dei pattern noti, si interpreta l'esame e si redige il referto, la quarta in cui si archivia il materiale e lo si rende disponibile alla consultazione. Tutte le fasi sono importanti ai fini della validità della procedura diagnostica, ma la prima è quella critica, la più determinante per l'esito dell'esame. Per ricavarne informazioni utili e attendibili, le acquisizioni ecocardiografiche devono rispettare criteri minimi di qualità, perché le informazioni ricavate siano affidabili e non incorrere in errori.
Insomma, la qualità del materiale acquisito condiziona in modo rilevante l'affidabilità e la validità dell'intero esame. Quali sono i fattori che condizionano la qualità del materiale acquisito? Ci sono gli impedimenti fisici alla trasmissione degli ultrasuoni, come le ossa che si interpongono e nascondono il cuore. I polmoni, o meglio i gas che essi contengono, che impediscono la propagazione degli ultrasuoni. Le caratteristiche fisiche del soggetto da esaminare. Le caratteristiche cliniche al momento dell'esame. Ai fattori limitanti se ne aggiungono altri che condizionano la qualità del materiale acquisito. Il corretto orientamento del piano di sezione anatomica, un errore di allineamento o foreshortening, produce immagini fuorvianti, insidiosamente ingannevoli. Anche il campionamento dei flussi ematici deve rispettare criteri sia tecnici che metodologici. Nel corso degli atti del respiro, gli organi interni alla gabbia toracica si muovono. Il cuore si sposta di parecchi centimetri e bisogna tenerne conto. La capigliatura non si comporta così sulla Terra. Anche gli organi interni subiscono l'effetto della gravità e si spostano di conseguenza per effetto dei cambiamenti di decubito. E bisogna tenerne conto. Altri fattori determinanti sono la categoria e le caratteristiche qualitative degli strumenti utilizzati. La competenza professionale e l'abilità di chi conduce l'esame di gestire e minimizzare tutte queste difficoltà. L'ecocardiografia tradizionalmente si definisce metodica operatore dipendente. Un'espressione insidiosa, a mio parere inappropriata, che può generare pericolosi fraintendimenti sia per la salute dei pazienti che per la dignità professionale di chi esercita la disciplina. Pilotare un aereo è una procedura operatore dipendente, ma entro dei limiti ben codificati. Un profano osservatore esterno non può rendersi conto delle complesse problematiche che si nascondono dietro quei gesti, l'armeggiare del trasduttore sul paziente. Nella prossima puntata capiremo il perché di questa lunga premessa.